Il lavoro unitario di CGIL, CISL e UIL è fondamentale perché le tre organizzazioni, espressione anche di diverse culture, la cattolica, laica, socialista, progressista, sono fondamentali perché il lavoro che deve essere, anche se in questa fase non lo è, deve essere emancipazione innanzitutto, emancipazione culturale. La cultura, l'educazione sono lo strumento che possono sconfiggere l'ignoranza e una società patriarcale, maschilista, che fa delle donne degli oggetti. Allora stare tutti assieme nel mondo del lavoro è fondamentale perché crea il senso di comunità. La comunità sconfigge la solitudine e la comunità sconfigge anche l'ignoranza, che è l'elemento fondamentale di questa grande tragedia che attanaglia il nostro paese e l'Europa tutta. Le scuole sono importanti, va valorizzato anche l'azione dei centri antiviolenza, però sono convinto che ognuno deve fare la sua parte nel proprio ruolo. Noi come sindacato siamo portatori della cultura del confronto in un momento in cui spesse volte la politica è portatrice di una cultura della sopraffazione, dell'urlo. Noi dobbiamo invece proporre valori diversi, per questo per esempio abbiamo realizzato un accordo con Confindustria contro la violenza sui luoghi di lavoro, contro le molestie sui luoghi di lavoro, per fare in modo che chi è soggetto a queste cose non si senta solo, non si senta abbandonato, ma abbia coscienza che è un problema collettivo sul quale il sindacato è al suo fianco. L'impegno concreto è un impegno che guarda questo fenomeno come un fenomeno che ha molta rilevanza rispetto alla cultura. La cultura che non è soltanto quella che può essere portata avanti all'interno delle scuole, ma la cultura è anche la voglia, diciamo, di poter contrattare con la contrattazione di secondo livello rispetto anche ad alcuni temi. Molte di queste donne che subiscono violenze di tutti i tipi, non soltanto fisiche, hanno difficoltà a denunciare perché poi non sanno quali sono gli strumenti che possono avere a disposizione per poter poi rientrare a fare una vita normale. Quindi l'impegno del sindacato deve essere un impegno a 360 gradi e deve vedere tutti i protagonisti. È ovvio che la scuola può svolgere un ruolo importante. Noi riteniamo che quest'opera di sensibilizzazione che noi stiamo svolgendo oggi qui a Palermo, al Teatro Massimo, luogo di cultura, ha proprio questo obiettivo. L'azione unitaria oggi è importante perché questo è un tema di tutti e deve essere trattato da tutti in modo forte, e senza vincoli e soprattutto con tanta speranza, perché il sindacato, dove c'è una donna che soffre, una donna che subisce violenza, c'è.